Golfo del Tiguglio, ore 16:40, il sole è al tramonto. Dopo la giornata più breve dell'anno, oggi il tempo è aumentato di pochi secondi, ma questi secondi non sono stati sufficienti per far arrivare Mauro Bossi, 30 anni, studente fuori corso di ingegneria, passato alla storia come il navigatore solitario che ha navigato un anno e sei mesi e sta per arrivare a Rapallo, un'ora prima, un'ora dopo, non sappiamo quando arriverà, con una barca di 6,5 metri che si è costruito da solo. Questa è un'avventura bella, un'avventura che sta di Natale. L'abbiamo vissuta con Francesco Scanu, avvocato di Genova, che è appassionato di mare, che ci ha ospitato a bordo della barca. E abbiamo atteso questo navigatore solitario, che ha inseguito tutti i mari. La nostra è stata un'attesa sulla quale vi feriamo. Domani vi daremo i dettagli di questa navigazione. Ed è un'attesa così, convissuta anche con sentimenti simili, appassionati di mare, per un uomo che ha scelto di lasciare l'università per inseguire un sogno, quello di navigare attraverso i mari del mondo, e questo sogno ce lo racconterà domani.
preoccupi signora, quello ci mette mezz'ora a arrivare. E poi ce n'è di tempo, lui. E lì passa proprio... qui? Senza mollare l'auto. Ho mollato tutto il fiocco, vedi, ha mollato così. Sì, sì, ecco. Si regola come vuole. Qui no, ma... Genitori. Dove sono i genitori? Eccoli. Grazie. Sono persone che si sono date tanto da fare. Facciamo brindisi, Mauro vuole il brindisi tra di noi. Evviva! Evviva! Ben arrivato. Ecco, passi. Poi dopo. No, tenga. Anche una lacrimuccia per me, signora. Allora, io voglio fare un successo, ho avuto un successo meraviglioso, veramente non ho parole per esprimere la mia gioia e l'orgoglio di avere un socio come Mauro, che ha fatto un'impresa veramente straordinaria. Bene, auguroni! Ero completamente... quando vuoi, già. Allora, quanto è durato questo viaggio? Il viaggio è durato più di 16 mesi, ormai sono 16 mesi e mezzo che sono in navigazione. Ma chi gliel'ha fatto fare? Ah, questo me lo sono domandato tutte le volte che ho avuto qualche minimo problema di notte con vento forte, tutte le volte mi chiedevo chi me l'ha fatto fare. Però quando si arriva, non c'è una risposta precisa, ma si sa perché. Ora fa Natale a casa, poi riparte? Non subitissimo, ma ho dei progetti per la prossima estate sicuramente. Mi piacerebbe continuare a fare delle navigazioni, fare delle regate. L'ambiente della regata d'altura è molto interessante
Purtroppo non ci sono molti italiani, spero io di essere uno dei, dei pochi che si avvicina a questo. Ci sono moltissimi francesi, bisogna entrare un po' in un ambiente francese e penso è quello che farò. La barca 6,5 metri, se l'è fatta da solo, nei fondi di casa, è un po' troppo però per andare a fare il giro del mondo. Un po' rischiato, insomma. No, non direi. Intanto la traversata dell'Atlantico, la prima traversata che ho fatto, quella di andata fino ai Caraibi, l'ho fatta con una regata che è per barche di 6,5 metri, quindi non ero l'unico pazzo, ce n'erano altri 64 alla partenza. E farla in casa, non è che l'abbia fatta esattamente in casa, l'ho fatta nel cantiere di un amico che mi ha gentilmente ospitato. E secondo me, per chi ha una buona manualità, chi è capace di piantare un chiodo senza stortarlo, come si usa dire, farsi una barca non è un'impresa molto difficile, può venire più solida che una acquistata. Di questo giro del mondo, di questa esperienza unica, cosa ricorda? Beh, intanto non è un giro del mondo completo, ho fatto un giro dell'Atlantico, ho fatto andata e ritorno, invece che passare dal Pacifico sono tornato dall'Atlantico. Sicuramente, quello che ricordo con più piacere sono tutti gli arrivi in porto che ho fatto. L'arrivo in porto è sempre un momento magico, ce n'è qualcuno che è stato veramente speciale, come quando sono arrivato a New York, è stata veramente una grandissima emozione. E anche arrivare in Bretagna dopo la traversata dell'Atlantico, che è durata ben 46 giorni di navigazione da solo su sta barchettina qua, erano veramente tanti, erano più di quello che avevo preventivato. E arrivare è sempre, intanto è un cambiamento di mondo completamente, passare dall'America all'Europa. Sì, ma la terra di casa, la Liguria che hai intravisto a prime luci, le ha suggerito il ritorno a casa, il Natale a casa? A Natale a casa ci pensavo già da tempo, Cioè tornare a casa faceva parte dei miei piani, non avevo intenzione di stare via per sempre e l'idea del ritorno a casa ce l'avevo già, non dico dalla partenza, ma era già parecchi mesi che pensavo a questo momento. Arrivederci, buon Natale. Arrivederci, grazie. Telespettatori, buon pomeriggio. Abbiamo il piacere di salutare e intervistare Mauro Bossi al ritorno dal suo lungo e avventuroso viaggio. Grazie Mauro intanto di aver accettato la nostra intervista. Complimenti. Grazie a voi. Per quello che ha fatto. Qual è il primo pensiero che ha avuto quando ha visto la punta di Portofino? Che finalmente ero arrivato. Era un sacco di tempo che ci pensavo. L'idea del ritorno faceva parte anche del viaggio fin dalla partenza, quindi era la molla per... Sì, anche quello, diciamo, cioè non era solo, non è che si parte solo per ritornare, comunque ho concluso qualcosa di importante, cioè, quando ho visto Portofino, quando sono sbarcato finalmente a Rapallo, ho concluso veramente qualcosa di importante. Quando è arrivato Mauro? Sono arrivato questa notte, stamattina presto, in pratica. Noi infatti ieri siamo venuti ad attenderla, volevamo venirle incontro in mare, niente, Mauro non c'era. Esatto, purtroppo il problema, io ci sono abbastanza abituato ai capricci del tempo, ieri mentre tutti quanti erano in giro a cercarmi, a aspettarmi, io ero al largo, in mezzo al mare, senza un alito di vento, a dondolare come un sughero e a domandarmi quando ce l'avrei finalmente fatta ad arrivare. Quando è partito Mauro? Sono partito a metà agosto dell'anno scorso, sono ormai 16 mesi e mezzo che sono, quasi 16 mesi e mezzo che sono in giro. La barca è questa, vero? Che abbiamo appena visto, la Naima. Naima, sì. Come mai si chiama così? È Naima perché è un pezzo di jazz di John Coltrane degli anni 60, io sono abbastanza appassionato di jazz ed è anche un nome abbastanza corto e facile da dire, è importante per una barca anche quando si parla per radio, poter avere un nome facilmente intellegibile. Certo. Credo di avere letto che ha preparato lei la sua barca. Sì, la barca l'ho costruita tutta io e anche su progetto mio, quindi sono tutto io, sono progettista. Chiediamolo alla cameraman di riprendere un attimo bene questo capolavoro. Quanto ci ha messo a costruirla? Mauro? Ci ho messo 8 mesi, 8 mesi lavorando però soprattutto alla fine abbastanza duramente, lavorando parecchio, ho fatto anche diverse notti in cantiere per finirla in tempo. Partecipavo a una regata transatlantica e dovevo assolutamente essere in Bretagna, nel nord-ovest della Francia, alla fine di settembre e sono riuscito a metterla in acqua solo a metà di agosto.
come mai questa idea di questo viaggio? Ah beh, questo non lo so, sono tanti anni che vorrei saperlo perché mi metto a fare queste pazzie. Sono tanti anni che ci penso comunque, fin da quando ero bambino che leggo libri di navigatori in barcavela che hanno fatto i vari giri del mondo, che sono stati in Antartide, traversate dall'Atlantico. È una cosa che sognavo da tantissimo tempo e beh, sicuramente è una grandissima esperienza, cioè un'occasione di vedere posti, di conoscere gente, di fare delle esperienze che raramente si può fare in un altro modo, perché poi non è che io vada in barca solo per la barca è un mezzo per viaggiare, non è fine a se stessa, non è che mi piaccia attraversare l'Atlantico per stare sulla barca. Certo, qual è la prima molla quindi è la voglia di conoscere? Ah sì, sicuramente, la voglia di viaggiare, la voglia di vedere dei posti nuovi in maniera non convenzionale. Certo, e quali sono le doti, Mauro, secondo lei, indispensabili per poter fare, intraprendere, diciamo, un'impresa così? Una grandissima pazienza. Una grandissima pazienza. Sì, perché... Tipo quella di ieri. Esatto, ma non è mica la prima volta, quando io ho attraversato l'Atlantico al ritorno, dopo 45 giorni di navigazione ero in vista della costa, ancora peggio che qua, ero in vista della costa della Bretagna, ma... ormai a pochissimo, se ci fosse stato vento ci sarei arrivato in un'ora e sono rimasto una giornata intera dalle 4 del mattino fino alle 11 di sera sempre a ballare come un sughero a un'ora dalla salvezza, a un'ora dal porto, dal rifugio, dagli amici, tutto quanto, senza poterci andare perché non avendo motore ero completamente bloccato. In quei momenti, ovvero in quelle ore, come passa il suo tempo, Mauro? Sperando, aspettando. La giornata a bordo come... Come si svolge? Le giornate sono di due tipi, quando si naviga e quando non si naviga. Io ho navigato molto, ma ho fatto anche molto vissuto sulla barca, semplicemente restando in rada, ancorato un po' ai Caraibi, un po' negli Stati Uniti e un po' in Bretagna. E se si naviga, niente, la giornata è abbastanza normale, si è però un po' alla mercé del tempo, cioè si aspetta che succeda qualcosa e o aumenta il vento o cala il vento o gira o si fa il punto col sestante, così si passa la giornata, è un po' lunga da passare, bisogna dire la verità, si legge tantissimo, ho letto tantissimi libri, altrimenti se si è in rada la giornata passa più o meno come a casa. Insomma, il bello della barca è che è una piccola casa con la quale ci si può permettere una volta di abitare a New York, una volta di abitare in Francia, un'altra volta ai Caraibi. Immagino che cucinasse lei. Vabbè, sicuramente non avevo il cuoco, non faceva parte delle mie dotazioni. Cosa si mangia a bordo? Al principio si mangiano scatolette, poi quando passano un po' di mesi che si comincia a essere stufi delle scatolette ci si comincia a industriare per farsi lo spaghettino, per qualche cosa di Avrà più. Ha pescato anche? Qualche volta ho pescato, non sono un grande pescatore, qualche volta i pesci mi sono saltati in barca senza che io mi prendessi il disturbo neanche di buttare l'amo. E comunque qualche volta fa molto piacere un po' di pesce fresco, soprattutto dopo qualche settimana di dieta di scatolame. Certo. Qual è, Mauro, il suo ricordo più bello di questo viaggio? Il ricordo più bello è sicuramente l'arrivo a New York. L'arrivo a New York è stato veramente grandioso. Perché, come mai? Perché per lo spettacolo, per il posto, il mito dell'America, perché venivo dai Caraibi dove mi ero un po' annoiato per tante ragioni. Anche per la situazione geografica del posto, arrivare in modo così strano, così fuori dal normale, in barca e vedere la Statua della Libertà, le Torri Gemelle, il ponte di Brooklyn, eccetera, è stato veramente molto bello. E poi vedevo gli altri italiani, perché ci sono tantissimi italiani che arrivavano, che venivano in aereo, dicevo poveretti, che banalità arrivare a New York in aereo. Ma non tutti possono permettersi di fare quello che ha fatto lei, non è così semplice. No, secondo me non è una questione... attraversare un oceano non è una questione di abilità tecnica, è una questione di appunto di incoscienza più che coraggio e tantissima pazienza veramente, cioè, bisogna, e soprattutto la forza d'animo per partire. Una volta che si è partiti tutto è facile, ma per partire veramente ci vuole una grande forza d'animo. Il ricordo meno bello? Meno bello è il brutto tempo che ho preso 2 settimane fa in Corsica. Sicuramente è stato lo spavento più grosso che ho preso. Qui in Mediterraneo oramai pensavo di essere arrivato, ero anche un po' disteso psicologicamente, ho preso veramente del gran brutto tempo. Bene, Mauro, noi le facciamo i nostri complimenti per quello che è riuscito a fare.
speriamo che venga a trovarci in televisione, perché non vorrei adesso annoiarla, poi deve andare dai suoi parenti che l'aspettano oramai da tantissimi mesi. Non vorrei rubarle troppo tempo. Semmai, se lei sarà disponibile e vorrà, saremo ben lieti di averla da noi e di parlare un po' per esteso di questo viaggio, visto che lei è riuscito a, oltretutto, a concluderlo anche la vigilia di Natale. È stato bravissimo, è stato un caso o apposta? No, io contavo di arrivare molto molto prima. È stato un bel regalo di Natale per i suoi parenti. Sì, è stata una fortuna, mia madre me l'aveva chiesto di arrivare prima di Natale, solo che io pensavo di arrivare un mese prima di Natale, sono riuscito ad arrivare proprio al limite. Ma credo che sia più bello così. Sì, probabilmente. Più magico. Sì, probabilmente sì. Beh, anche per me, insomma, festeggiare domani il Natale a casa è una bella soddisfazione. Mauro, noi la ringraziamo tantissimo, le facciamo tutti i nostri complimenti. Buon Natale, Mauro. Grazie, altrettanto a voi, arrivederci. Arrivederci a tutti e grazie.